Buonasera a tutti amici. Prima operazione da fare. Scusate. Buonasera, spero che state tutti bene. E io sono qui al mio tavolo di lavoro. Non vi dovete lamentare, per favore, perché se qualcuno si deve lamentare, questo sono io. Non so da quanti giorni voi siete a casa. Ci tengo a precisare che io sono a casa dal 24 febbraio, quindi sono il più veterano. Sono quello che ha una parola più autorevole da dire riguardo lo stare a casa. Ormai sono organizzatissimo, meglio di un trappista e di un certosino. Quindi se avete bisogno di consigli in privato sono sempre disponibile a darveli. Questo quarto d'ora serve appunto a ritrovarci, a stare un pochettino insieme e a sopportare meglio quello che stiamo vivendo. Ho dimenticato pure di togliere la suoneria al telefono, speriamo che nessuno proprio in questo momento voglia dirmi qualcosa, ma magari chiunque lo volesse fare è tra quelli che mi stanno vedendo, quindi posso stare tranquillo. Stasera di cosa vi parlo? Giustamente ogni giorno mi chiedo ma gli interesserà questa cosa? Ma perché vi dovrebbe interessare? Poi dico, ma forse quello che ci interessa veramente è che stiamo un po' insieme. Allora supero, diciamo, l'ostacolo in questo modo, quindi veramente sono contento di vedervi idealmente tutti, perché penso di conoscervi tutti e di avere con tutti un rapporto di affetto e di amicizia, quindi è bello incontrarsi anche in questo modo. Stasera vi parlo di due siciliani, in particolare di uno che è un grande poeta, che ha vinto anche un premio Nobel e che è Salvatore Quasimodo. È un autore che ho sempre amato, che ho anche ad un certo punto della mia vita studiato. E vi presento una delle sue poesie più famose, considerato il Padre Nostro di Salvatore Quasimodo. È tratto dalla raccolta Ed è subito sera, poesia brevissima che sicuramente tutti conoscete, per non farvi torto non ve la recito, e invece vi faccio conoscere questa che pure probabilmente conoscete, ma magari non è famosa come l'altra. Si intitola Avidamente allargo la mia mano. Perché voglio leggervi e farvi ascoltare questa poesia? Perché è legata ad un altro personaggio siciliano, meraviglioso, che si chiama Giorgio La Pira. Ecco, forse voi non lo sapete, ma Giorgio La Pira e Salvatore Quasimodo sono stati amici di infanzia e hanno condiviso un bellissimo epistolario. Chi vuole conoscere Quasimodo, oltre alle poesie e ai suoi discorsi, deve leggere gli epistolari, quello appunto con Giorgio La Pira, con Salvatore Pugliatti e poi con le due donne, diciamo così, più importanti della sua vita, che sono Maria Cumani, la danzatrice di Milano, da cui ha avuto anche un figlio, Alessandro, e poi l'ultima, diciamo così, che ha accompagnato poi la vita di Quasimodo al suo spegnersi, che è Curzia Ferrari. Ecco la poesia. Molto adatta ai tempi che stiamo vivendo, eh? Quasi una preghiera. In povertà di carne come sono, eccomi, padre, polvere di strada che il vento leva appena in suo perdono. Ma se scarnire non sapeva un tempo la voce primitiva, ancora rozza, avidamente allargo la mia mano. Dammi dolore, cibo quotidiano. Questa è la poesia. Non so se la conoscevate. Cosa dire di questa poesia? Che, ecco, la poesia non nasce mai da un'ispirazione immediata. Questa è un'illusione, una fantasia che abbiamo tutti, che ho avuto un'ispirazione, ho scritto una poesia. Le poesie più brutte sono quelle che nascono a volte così. Questa poesia, sono andato un po' a studiarla un po' di anni fa, proprio perché mi piaceva tantissimo, in realtà affonda le sue radici nella giovinezza di Quasimodo. E paradossalmente, vi sembrerà strano, ma in questa poesia c'è proprio Giorgio La Pira, è incredibile. Due personalità completamente diverse, perché Giorgio La Pira possiamo dire è un cattolico militante, è stato sindaco di Firenze, un grande politico, un grande uomo di una tempra incredibile, e voleva che Quasimodo seguisse un po' la sua strada, lo sentiva così intimamente unito spiritualmente che pensava che avrebbero percorso lo stesso sentiero. Anche perché Quasimodo ha avuto un'educazione cristiana, non si può capire Quasimodo senza il patrimonio della tradizione biblica e della tradizione cattolica, ma lui stesso lo dice, quindi non lo devo dimostrare io, che lui ha avuto un'educazione cristiana e tutto anche il suo linguaggio poetico
prende tantissimo dal linguaggio biblico. Pensiamo anche a quella poesia famosa, no? Alle fronde dei salici, eccetera, che riprende esattamente un salmo dell'esilio del popolo di Israele. Quindi Quasimodo ha una formazione cristiana, solo che ad un certo punto, rispetto alla pira, se ne allontana. La fede per Quasimodo diventa un fatto problematico. Proprio per darmi una dimostrazione, vi leggo due versi proprio della poesia San Miniato. Evidentemente erano già in Toscana e come sappiamo poi appunto la pira diventerà sindaco di Firenze. E in una poesia che si intitola San Miniato, che si trova tra i manoscritti giovanili, quindi non pubblicata prima, da Quasimodo si legge: sono insieme in chiesa, stanno in chiesa a pregare tutte e due, e Quasimodo scrive: nel romitorio, serena l'anima tua, come un pesco fiorito, il pane aspettava che calma la fame dei santi. Io distante, seppure in ginocchio. E proprio sono due atteggiamenti diversi. Quasimodo è in ginocchio, distante, e la pira invece è lì davanti che aspetta di nutrirsi dell'Eucaristia, di fare la comunione. Ma già evidentemente. Ecco, sebbene la pira esorti continuamente Quasimodo a fare un percorso di vita spirituale, ecco, a un certo punto la fede diventa problematica. E c'è per esempio un'altra poesia bellissima che io ho trovato di Quasimodo, Tua sete, Signore, si chiama, che è della prima versione della raccolta Acque e Terre, in cui guardate cosa dice, parlando a Dio, rivolgendosi a Dio: la tua sete, oggi è il giorno della Samaritana, la tua sete mi insabbia la gola. Ho sete, Signore, ed è già sera. E l'arsura mi venne dal tuo pane, che gonfia al lievito che anima le pietre. Cioè, lo stesso pane che dovrebbe sfamare, la stessa acqua che dovrebbe dissetare, per Quasimodo diventa invece arsura. Diventa, ecco, un pane che gli impedisce quasi di bere. Sapete, quando noi mangiamo un po' di pane asciutto, no? E poi la gola ci rimane secca. Ed è un'espressione quindi abbastanza forte, in cui dice: ecco, io non riesco a vivere il rapporto con Dio che ha la pira. Un rapporto, diciamo, facile, un rapporto immediato, semplice. Così era la pira, no? Lo sappiamo, meraviglioso in questo, ma certamente molto distante da quello che è stato Salvatore Quasimodo. Allora andiamo un attimo, proprio per rispettare il nostro quartino, quindi mangiarcelo per quello che è, alla poesia. Questa poesia in realtà è la sintesi di una lettera che aveva scritto la Pira quando erano giovani, in cui la Pira dice: ovunque ci sia arte, motivo quotidiano del nostro pane d'esistenza, quindi qui il pane d'esistenza diventa anche l'arte, ivi sarà pure eternamente povertà. E qui abbiamo visto in questa poesia, in povertà si presenta Quasimodo, in povertà di carne. Quindi è la povertà di cui sta parlando però la pira. Vedete come una poesia può nascere da un'altra cosa completamente? E poi dice la pira, sempre in questa lettera a Quasimodo: o chi siamo se non mendicanti? Ecco, avidamente allargo la mia mano, un mendicante. O chi siamo se non mendicanti cui è necessario il pane quotidiano? E quando nella notte tenebrosa si scorga lungi un lumicino fioco che fu di lampada, noi tristi affranti non ci chiniamo a questa luce? Perché la versione originale che si è ritrovata nei manoscritti giovanili di questa poesia si intitolava Elemosina. E il primo verso era lo stesso, ma a un certo punto la voce primitiva qui era zingaresca, la voce zingaresca ancora rozza. Cioè, la voce primitiva, qualcosa che diventerà genetica all'interno del cuore del poeta, era zingaresca, cioè lui l'andava elemosinando ancora in quella prima fase della sua crescita poetica. Perché questa poesia che vi ho letto io, poi lui l'ha sintetizzata molti anni dopo. Ma ancora, se andiamo a vedere, dice a un certo punto: ma se scarnire non sapeva un tempo la voce zingaresca, appunto, ancora rozza. E se credendo nel disprezzo farmi male, mi dicessero poeta di straccioni, avidamente tenderei la mano, datemi luce, pane quotidiano. Era così, datemi luce. Quindi, datemi luce, pane quotidiano. Diventa, dammi cibo quotidiano. Ma soprattutto la luce diventa la parola dolore.
E questo cosa significa? Significa che Quasimodo ad un certo punto capisce che lui, nella sua poesia, non metterà la luce, ma metterà il dolore degli esseri umani e il dolore di se stesso. Questa stessa poesia, quindi elemosina, da poesia potremmo dire sociale, diventerà una poesia esistenziale, qualcosa che riguarda la sua anima. Lui cerca da Dio ormai le parole di dolore che possono servire a raccontare il dolore suo e il dolore degli altri. In una poesia bellissima che si chiama Amen per la Domenica in Albis, dice: Non mai tradito, Signore, d'ogni dolore son fatto primo dato. Sono quindi nasco al dolore, vivo dolore, sono poeta perché parlo e dico parole di dolore. E ancora aggiunge: Il tuo dono tremendo di parole, Signore, sconto assiduamente. È un dono di parole, lui lo riconosce quello che ha ricevuto. Essere poeta è quasi un dono divino. Ma quali parole? Non quelle consolatorie che sperava la pira. Non un poeta quindi cristiano, come potrebbe essere, che so, un Clemente Rebora, ma un poeta invece problematico. Un poeta come Quasimodo che racconta il dolore, ma non come uno che ha risolto il dramma della sua fede. Ecco, allora. Il pane quotidiano, quasi per non essere blasfemo, diventa cibo quotidiano e la luce diventa il dolore che attraverso le parole poetiche lui vuole raccontare di sé e degli altri. Ecco, se ora ve la rileggo, probabilmente il sapore che questa poesia vi potrà dare sarà diverso rispetto a quello di quando l'ho letta la prima volta all'inizio di questo quartino. Ve la rileggo allora, proprio per sentire quale missione sentiva Quasimodo, quello di raccontare il dolore degli altri attraverso il dolore della sua stessa esistenza. Come un mendicante, appunto, lui si rivolge non tanto agli altri come un mendicante, ma si rivolge a Dio stesso. Non mendica più agli altri, ma mendica direttamente al Signore. E così dice: In povertà di carne come sono, eccomi, padre, polvere di strada che il vento leva appena in suo perdono. Ma se scarnire non sapevo un tempo, la voce primitiva ancora rozza, avidamente allargo la mia mano. Dammi dolore, cibo quotidiano. Ecco, la grande missione del poeta è questa: non consolare, non dare risposte, ma far porre ai cuori le giuste domande. Ecco, forse in questo momento di tribolazione collettiva, più che cercare risposte e arrovellarci, facciamoci le grandi domande sulla nostra vita. Probabilmente in quello che sta succedendo, poi, nell'interpretare la storia di quello che sta succedendo in questa nostra epoca, troveremo la risposta. Ho finito qui con Quasimodo, che ho anche disturbato abbastanza, probabilmente. Non importa, perché vi lascio con una piccola chicca di François de La Rochefoucauld, il quale dice: Le liti non durerebbero a lungo se il torto fosse solo da una parte. E già, meditate, gente, meditate. Dopo, io intanto vi saluto. Arrivederci.